Dopo l'ibernazione invernale, i cuccioli dell'orsa marena sono stati di nuovo avvistati nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le immagini diffuse dall'ente parco nei giorni scorsi dimostrano che i due piccoli plantigradi sono in buona salute, pronti a una nuova stagione di scorribande. L'ultimo avvistamento da parte del personale del PNALM risaliva al 10 gennaio, poi più nulla, e dunque la considerevole certezza che i due plantigradi fossero andati in letargo. I due cuccioli, esemplari di una specie che conta circa 60 orsi e che lotta contro il rischio di estinzione, si preparano a vivere liberi e in natura, secondo la scelta del parco, non facile né scontata dopo la prematura morte di mamma marena, uccisa a fucilate la sera dello scorso 1 settembre 2023 alla periferia di San Benedetto dei Marsi. Ora, come annuncia al TG8 Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'unica cosa di cui avranno bisogno i due cuccioli sarà semplicemente il rispetto da parte dell'uomo. Il ritorno all'attività dei giovani figli di Amarena ovviamente ci ha fatto molto piacere, hanno superato un'altra fase importante, era importante che andassero in ibernazione, in tana, insieme, e sono tornati all'attività insieme. Ora comincia una nuova vita in qualche modo, perché si accingono a muoversi probabilmente ancora per qualche tempo insieme, ma come spesso accade con i giovani orsi, anche quando sono in presenza della loro madre, si separano e cominciano una vita solitaria. Sarà importante anche in questa fase che ci sia il grande rispetto da parte di tutti. Nell'autunno scorso questo lo abbiamo avuto da parte di tantissime persone che li hanno incontrati, ma hanno evitato la classica operazione di postare foto, video, immagini, aumentando in qualche modo anche l'attenzione da parte di tanti. Ovviamente questo rispetto è importante che ci sia verso tutti gli animali, verso tutti gli orsi. C'è una grande attenzione da parte delle comunità locali, è chiaro che noi continueremo il grande lavoro di monitoraggio, di controllo, di sorveglianza dei nostri territori, delle nostre aree, e in questo chiediamo la collaborazione di tutte le persone, oltre ovviamente al rispetto delle leggi che prevedono la tutela di questi animali, contrariamente purtroppo a quanto è accaduto nel caso di Amarena.